Uso pista, mai garage, solo perdi tempo. Siamo da Officine Cubo. Emette un sound pauroso. Questa officina, come potete vedere, ci sono delle splendide macchine. Ciao, bentornati su Officina del Pilota. In questo episodio parleremo di quanto costa mantenere un Nissan GTR. Beh, dipende da quanto guadagnate, ecco. È tutto molto relativo. Da come parla ho capito che effettivamente la macchina ti ha un po' messo sull'astrico. Sì. Partiamo da quelli, secondo me, che sono i costi fissi. Cioè, dopo averla acquistata, una GTR di prima serie, diciamo del 2009-2010, si trova intorno tra i 45 e i 55.000 euro a seconda del chilometraggio, dello stato e delle modifiche. Ok, quindi dopo aver fatto la prima spesa, quindi quella dell'acquisto, e esservi portato a casa questo gioiello della tecnologia giapponese, dovrete affrontare quelli che sono i costi fissi in Italia, che sono il bollo, il super bollo e l'assicurazione. La benzina. Sì. È vero, tutti quanti mi chiedono: ma adesso quanto paghi di bollo, di super bollo e l'assicurazione? Ragazzi, prima di arrivare a pagare il bollo e il super bollo che scade fra un anno, questa macchina ti ha già dissanguato, perché sei una macchina da 40-50 euro al giorno di benzina, pure se vai piano fa 6-7 al litro, quindi in un mese spendi quasi 700-800 euro di benzina se la usi tutti i giorni. Non si può assolutamente utilizzare una supercar come questa tutti i giorni, a meno che non siete veramente veramente ricchi. Per darvi un'idea concreta, abbiamo fatto dei calcoli basandoci sul nostro GTR. Andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate e mettendo la targa della GTR in questione, selezionando appunto la mia regione di residenza, che è la Toscana, mi sono reso conto che questa vettura paga 1.419,88 euro di bollo. Dopodiché c'è anche da calcolare il superbollo. Il superbollo per questa vettura è di 1.000,32 euro. 1.032 euro perché la macchina non è nuovissima, e se non 2009. Erro è un 2009. Voi sapete che si pagano 20 euro per ogni kilowatt extra che sorpassa i 250 cavalli. E poi c'è uno scatto ogni 5 anni. I primi 5 anni sono effettivamente 20 euro per ogni kilowatt extra. Dopo i 5 anni diventano 12 euro e dal decimo anno in poi diventano 5 euro fino poi a scemare, e a quel punto poi il superbollo non si paga più. La seconda spesa che dovete sostenere qualora voi vogliate utilizzare la GTR su strada è sicuramente l'assicurazione. Ricordo che io sono residente in Toscana e ho selezionato come opzione la guida come unico guidatore, anche perché non penso di prestarla alla mia ragazza. Detto questo, con le assicurazioni online, alla quale non voglio fare pubblicità, si parte addirittura da un premio annuale con RCA Auto, quindi soltanto la responsabilità civile, e mi sembra la possibilità di essere raccolti dal carattrezzi qualora abbiate dei problemi in strada, quindi soccorso stradale e qualche altra piccola polizietta, adesso non ricordo, però insomma non ho messo incendio e furto, questo era l'importante. Si parte con un premio annuale di 700 euro l'anno, ragazzi, non è tantissimo. Io ho 37 anni, guida esperta, non ho subito alcun sinistro negli ultimi 5 anni e sono in prima classe, quindi vado a 700 euro. Mentre se volessi aggiungere a questa polizza anche la casco e l'incendio e il furto, il premio da pagare va a 1.080 euro l'anno. Molto molto conveniente. Tu dovrai scrivere di quale assicurazione si tratta, perché sì, io a parer mio non ho mai trovato un'assicurazione per una macchina del genere con tutti quei cavalli e con un premio del genere e compresa di casco. Ti posso dire che sulla Porsche Cayman S del 2006 io pago un premio annuale di 690 euro. Questo credo che dipende tantissimo dalla mia residenza, che è in Toscana a Porto Santo Stefano. Quindi forse è un centro abitato molto piccolo dove la classe evidentemente assicurativa
è molto più vantaggiosa, perché la stessa persona a Roma paga molto molto di più. Consideriamo anche il peso di, quasi 1800 kg della vettura, di conseguenza dischi, pasticche, pneumatici, tutto quello che riguarda il corpo della vettura è sempre messo e soggetto, diciamo, a usura, essendo molto pesante. Soffre molto rispetto magari ad altre auto super sportive molto più leggere. Se volessimo fare un tour in pista, consideriamo un treno di gomme nuovo e almeno delle pasticche nuove. Non dico i dischi, perché no, facciamo un turno o due. Però comunque ricordatevi sempre che pesa 1750 kg. Con a bordo due persone, quando vai a tirare una staccata in fondo a un rettilineo, comunque è una macchina che usura molto le parti di cui abbiamo appena parlato. Beh, disintegra. Sì, praticamente il GTR è Godzilla in tutti i sensi, praticamente si mangia dischi e pasticche. Sì, disintegra ogni parte soggetta a usura. Certo, non è una Lotus Elise. Esatto, che pesa 900 kg, non lo so. Appunto. Bene, bando alle ciance, ciancio alle bande. Andiamo a fare uno dei primi interventi che bisogna fare quando si compra un'auto usata. Andiamo a fare un bel tagliando generale. Ci rechiamo nell'officina di Monterotondo dei ragazzi di Officine Cubo, che si prenderanno cura del mio GTR e ai quali ho già recapitato un pacco enorme pieno di oli provenienti dal Giappone. Andiamo a vedere insieme. E oggi faremo il tagliando alla GTR. Allora, come primo step andremo a rimuovere il fondo su tutta la lunghezza della macchina per poter eseguire il cambio dell'olio, del motore, del filtro dell'olio, dei differenziali e del cambio. La maggior parte dei bulloni del fondo è da 10 mm e poi andremo a sostituire eventuali stoppini in plastica rotti con quelli nuovi. Pieno di olio. Ma io in testa, ragazzi. Ah, guarda sul cellulare. Dove? Sui pantaloni. Porca mignola. Che bello così sei. Mi puoi pulire per favore in testa, grazie. Sì. Un attimo. No, al centro, non mi fa, mi fa la tinta così. Questo lo spargi. Che succede adesso? Adesso andiamo a mettere il filtro dell'olio nuovo. È molto importante oliare l'O-ring per un corretto serraggio. Quindi prendiamo qualche goccia anche sul numero vecchio, la mettiamo sull'O-ring del filtro nuovo e poi lo andiamo ad applicare. Ok, differenziale posteriore. Questo sembra essere molto pulito. Macchina tenuta molto bene comunque. Abbiamo messo l'olio nella siringa per andarlo poi a caricare sul differenziale posteriore, visto che il tappo di carico si trova in alto e in un punto un po' scomodo il tubo con la siringa ci semplifica la vita. Per ora abbiamo messo 2 litri d'olio nel differenziale posteriore e il livello corretto si raggiunge quando l'olio inizia a uscire dal tappo di carico. In questo caso è già uscito, anche se Nissan ne riporta 3, ma faremo un giro di prova e poi lo ricontrolleremo. Allora, gli oli sono stati tutti caricati, adesso per verificare il livello dovremmo accendere il motore, fare un piccolo giro e poi riverificare nuovamente. Allora, è un lavoro abbastanza semplice, ci vuole soltanto logica e pazienza. È necessario prendere tutti gli oli per tempo, metterli sul banco, fare una conta. Sono vari tipi, quindi magari può esserci un minimo d'errore, ma ripeto, sempre con pazienza e logica.
un mare di viti per i coperchi, un mare di stoppino sempre per i, di stoppini sempre per i coperchi, ma alla fine niente di esoterico, niente di difficile. Quanto ci è voluto? Ci è voluto un paio d'ore alla fine, niente di più. Posso dire una cosa, Matteo? Come no? Non vi dimenticate di seguire questi ragazzi su Instagram, la loro pagina è @officinecubo. Grazie ragazzi! Grazie a grazie voi. Bella, mi ha scazzato, sono affossato nel divano. Spadano, dispensatore di benessere per chi è veramente appassionato di vetture, e noi in questo canale trattiamo proprio quello, nel senso, vale la pena comprare un GTR? E io rispondo sempre questa cosa: se ti piace guidare, se ti piacciono le macchine, sì, sì, vale assolutamente. Assolutamente. Mi ha dato l'opportunità di fare un giro, anche un bel giro, bello lungo, come avete visto nei precedenti video. Anzi, se volete ci sono dei link qui in alto a destra che vi illustreranno qualche giro con il GTR. Stiamo registrando questo video, se arriva Andrea siamo ancora più contenti. Certo. Perché volevamo ringraziarvi veramente di cuore per il grande supporto che ci avete dato. Siamo in... 10.000! 10.000! Anzi, se andate a vedere ora siamo a 10.100 e passa, perché già in un giorno ne abbiamo presi altri 200. Cresciamo, cresciamo. Per noi è un risultato enorme, anche se il canale è ancora è piccino. Freschissimo, è freschissimo. Abbiamo iniziato da poco, ci stiamo impegnando molto, e il riscontro più bello, la soddisfazione più grande è proprio quella di vedere la risposta del pubblico, i commenti, l'affetto, i like. Infatti volevo cogliere l'occasione, non hai messo like. Metti like. Commenta. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale. Certo. Ciao.